Ciao, oggi sono in modalità un po' casalinga, ma tanto il video che dobbiamo fare è una cosa molto easy. Oggi, anziché una challenge, eccezionalmente, un po' perché mi mancava la fantasia di inventarmi una challenge, ho deciso di fare l'haul, o l'haul, non so com'è che lo chiamate voi, dei regali di compleanno, perché giustamente, come ben sapete, settimana scorsa è stato il mio compleanno, le cose che io mi sono regalato da me stessa medesima e le cose che mi hanno regalato amici, parenti, bla bla bla. Non starò a farvi vedere la classica bustina della nonna che è arrivata immancabile come ogni anno. Partiamo subito perché ho fatto un sacco di acquisti io e mi sono arrivati un po' di regalini che vi voglio far vedere. I primi acquisti che vi voglio far vedere sono in realtà gli ultimi che mi sono arrivati, che sono l'ordine che ho fatto ieri su Amazon, che con Amazon Prime è arrivato oggi. La prima cosa che ho acquistato su Amazon è stata questo, che è il quaderno del mindfulness, ovvero un quaderno di esercizi pratici per praticare la meditazione e sta risultando abbastanza sorprendente. L'ho già iniziato perché in questo momento ne ho davvero un grandissimo bisogno di prendermi del tempo per me stessa e capire bene come fare a prendermi del tempo per me stessa senza vagare con la testa verso pensieri che sinceramente non voglio avere. E questo librettino che mi è costato veramente poco, anzi mi è costato meno che il prezzo di copertina normale su Amazon, si sta rivelando veramente utile. Già avevo delle aspettative altine verso questo tipo di esercizi, comunque ero curiosa, volevo cominciare da qualcosa di più easy. E comunque easy non è, credetemi che per chi non è molto avvezzo alla meditazione come me, al fermarsi al presente è una cosa abbastanza complessa. La seconda cosa che ho acquistato su Amazon, adesso vabbè, io non lo considero un tabù, ma ben per questo voglio portarlo qua sul canale. Mi sono comprata questa scatola. No, dentro c'è della roba. Ta-dan! Sono degli assorbenti lavabili, perché era tantissimo tempo che volevo provare un metodo alternativo al classico assorbente e quindi è saltato fuori questo. L'ho trovato a un prezzo tutto sommato abbordabile, sempre su Amazon, e sono tipo 10 più due bustine per portarseli in giro, che secondo me sono molto comode. Il tutto è lavabile a mano, comunque in lavatrice non lo so, però a mano sicuramente, e spero che mi durino parecchio perché potrebbe essere un'ottima alternativa e poi vi farò sapere dopo l'utilizzo cosa ne penso. Un acquisto che mi sono fatta da sola, che fa parte del mio tour, diciamo, eccezionale di acquisto libri, che rompe un po' il mio fioretto che mi ero fatta quest'anno di non acquistare libri finché non ne avessi finiti la maggior parte di quelli che avevo sullo scaffale da leggere. Sono una brutta persona, lo so. Come noterete dalla busta, questo acquisto l'ho fatto da Feltrinelli e ho acquistato tre libri. Il primo libro che vi faccio vedere è un libro che è in wishlist da tantissimo tempo ed è Dalla parte delle bambine di Elena Gianini Belotti ed è un saggio sulla condizione femminile nel marketing, in generale nella società odierna di ieri, insomma del futuro, visto nelle varie fasi della vita di una donna. Secondo me è una lettura molto interessante che, ripeto, volevo fare da tantissimo tempo e quindi spero che non deluda le mie aspettative. Ho approfittato degli sconti della Feltrinelli, immancabili prima dell'estate, quindi di due libri a 9,90 € e li ho visti e ho detto perché no? Vittoria di Barbara Fiorio. Qui non sapevo nulla, sono andata molto a braccio a prendere questo romanzetto e invece questo ce l'avevo in wishlist da un bel po' di mesi perché l'ho visto passare su Instagram non so quante volte, Le assaggiatrici di Rossella Postorino, Rosella. Storia molto toccante quanto che fa riflettere, è ambientata nel periodo dell'Olocausto della Seconda Guerra Mondiale che è un periodo che mi affascina tantissimo, passatemi questo pensiero, è una storia che mi attira tantissimo e non vedo l'ora di leggerla. Regali di un mio amico, un Funko Pop, ed è il Funko Pop di Sally in questa versione con il cestino, quello che porta a Jack la sera che lui si sta arrovellando, insomma, sui suoi pensieri sul Natale. È un Funko che avevo nella mia lista dei desideri, ma ammetto che questo non è stato un regalo programmato. Il secondo regalino è stato inaspettato perché comunque l'avevo visto durante un giro per negozi con questa persona me l'ha acquistato senza batter ciglio, nonostante io insistentemente gli abbia chiesto di non farlo perché me l'aveva già fatto un regalo, ma comunque me l'ha comprata ed è questa bellissima maglietta di Toy Story, precisamente di Toy Story 3, perché qua ci sono i personaggi di Toy Story 3. Maxi maglia da uomo, che posso usare come pigiama per andare in giro, probabilmente la userò per andare in giro. Se avete visto i miei scorsi video, soprattutto l'ultimo di Cartoon Joe, sapete che Toy Story 3 è il mio cartone animato Pixar preferito.
e soprattutto della saga di Toy Story è il mio preferito per una serie di motivi, quindi non so se è stata una casualità, penso di sì, oppure una cosa premeditata, ma comunque è stato un regalo bellissimo e apprezzatissimo. In un negozio di articoli casalinghi sono andata ad addocchiare due cose, una che mi serviva, l'altra che mi incuriosiva tantissimo e che avevo messo già in wishlist su Amazon, ma che ho trovato a un prezzo ancora più scontato in questo negozietto. La prima sono questi, che non vi posso far vedere dal vivo perché ho iniziato ovviamente già a usarli, che mi servivano, che sono dei Tupperware. Sapete a cosa servono dei Tupperware. La seconda cosa invece, questa si chiama Cook Bottle, perché fondamentalmente è una bottiglia. Ed è una bottiglia che contiene al suo interno, non ovviamente dei liquidi, ma un sacco di oggettini da cucina, tutti in questa pratica bottiglia. So che vi piacerebbe molto che l'aprissi, ma l'ho già provato e per rimetterla a posto poi è un casino, quindi quando l'aprirò al massimo vi farò delle foto per Instagram. La mia mamma mi ha fatto un sacco di regalini tanto carini per la casa. È stata un po' subdola perché mi ha fatto sfogliare il catalogo di Euronova e poi a sorpresa mi ha fatto quest'ordine mega galattico con tutta la roba che avevo visto. E la prima cosa è questa, che è una cosa carinissima quanto inutile, perché è un aspirabriciole, inutile fino a un certo punto, secondo me poi è abbastanza utile. Non ho ancora provato a usarla perché ci vogliono le pile e le ho appena comprate e quindi non la vedrete in azione, anche questa magari ve la farò vedere su Instagram, ma comunque quanto è carina con le sue spazzoline sotto. Sempre sullo stesso genere abbiamo questo timer, sempre a forma di coccinella, che è molto molto carino. So che anche il timer, forse adesso che abbiamo tutti i telefoni con il timer integrato, non possono servire a molto, però metti caso che io sto cucinando o facendo un dolce e allo stesso tempo mi sto facendo i cavoli miei sul telefono. Spero che funzioni perché l'ho provato e se sentite la campanella va anche così agitandolo, quindi io spero che funzioni. Sempre la mia mamma mi ha acquistato questo che sembra un appendino, ma in realtà è una sorta di appendino per le tazze. Questa cosa che è molto molto utile, che è praticamente della carta da forno riutilizzabile, sempre per le motivazioni ecologiche, dato che la carta da forno si butta nell'indifferenziata e se la buttate nella carta state sbagliando tutto. Comunque ci sono di due forme e misure, questa è quadrata ma penso si possa aprire in un rettangolo, invece questa qua è tonda. E per concludere, sempre la mia mamma mi ha regalato questi due set di asciugamani. Era giusto comunque cambiarli, uno sul beige e l'altro sull'azzurro. Da H&M questa mascherina, che in realtà dovrebbero essere due. Ah no, una l'ho già usata. Due mascherine, una l'ho già usata e non mi ricordo, forse si chiama Fresh qualcosa, Self and Fresh, insomma, poi se la trovo ve la linko. E questa che si chiama Peach and Love, da Cardi oppure al Penny addirittura, quindi al supermercato facendo la spesa. Queste due mascherine che sono entrambe sempre di stoffa, Hydrogel Mask Antioxidant, quindi antiossidante al tè mace zenzero bio, High Hydration, alta idratazione all'aloe vera bio e bio collagene vegetale. Concludiamo con la fine del mio tour dei libri. All'emporio del libro, che è una specie di piccolo libraccio dove trovi libri usati a tutto spiano, ho acquistato alla modica cifra di, pare, 8 euro questi tre libri, che sono Briciole di Alessandra Rachi, che è una piccola storia autobiografica sull'anoressia, e poi questi due che mi hanno ricordato tantissimo Brava Letto di Jennifer Weiner. Infatti sono della stessa collana, ma sono comunque due storie diverse. Questo l'avrete già riconosciuto dalla copertina, Il diavolo veste Prada di Lauren Weisenberg. Invece questo è andato, sono andato un po' a braccio come faccio di solito, è sempre della stessa collana, quindi io suppongo che abbia più o meno lo stesso genere, ed è Il club delle Pokémon buone di Lori Notaro. Ah, qua c'è anche il libro che mi ha regalato mio fratello, che era ovviamente nella mia wishlist di compleanno, che io condivido solo con chi me la chiede, Racconto dell'ancella di Margaret Atwood, che desideravo da tanto tempo, non ho ancora visto la serie. Voglio dare una possibilità al libro perché credo che sia una sorta di distopico, ma comunque molto molto bello, mi ha sempre attirato e anche questo non vedo l'ora di leggerlo, era da tantissimo nella mia wishlist ancora prima che uscisse la serie e niente, mi ispira veramente tanto e sono contenta che il mio fratellino me l'abbia regalato. Sono andata alla libreria Ubik, che è famosa, o almeno per me è famosa, per avere un intero piano di libri tutti scontati, ma cose tipo 50 centesimi un euro, quindi il sogno di ogni lettore compulsivo come me. In realtà poi questi libri mi sono stati regalati da un'amica e la ringrazio ovviamente ancora di questo regalo. Jurassic World, che è la storia del film,
che mi è piaciuto tanto è una saga, quella di Jurassic Park o comunque di Jurassic World, che mi piace tantissimo. È un librettino che costava appunto 1 euro, quindi ho detto vabbè, non sarà la lettura dell'anno, però ho deciso di regalarmi due Stefano Benni, che sapete essere uno dei miei autori preferiti, e ho preso Saltatempo e Pane in Tempesta. Questo me l'aveva nominato un mio amico tempo fa e mi ha incuriosito comunque leggere la trama, e invece Saltatempo era un libro che avevo visto più di una volta in libreria, ma mi sono sempre rifiutata di acquistarlo, non mi ricordo per che motivo, perché quest'ultima volta che ho letto la trama ho detto cavolo, leggiamolo. Questo è quanto. Spero che questo video vi abbia ispirato, che vi sia piaciuto, che vi abbia ispirato degli acquisti carini da fare. Io mi ritengo soddisfatta, so che mi devo dare uno stop adesso perché io prendo la mia settimana di compleanno come uno sfogo per lo shopping compulsivo che io adoro. È il momento di fermarsi e di aspettare Natale. Se avete visto qualcosa che vi è piaciuto particolarmente, di cui volete che vi parli, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi. Qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Aspetto sempre le vostre lunghissime mail. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e magari, se vi va, condividetelo con i vostri amici. Per non perdervi neanche un video, iscrivetevi ovviamente al canale e cliccate sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Noi ci vediamo con il prossimo video domani con Danza con Gio, ultimo appuntamento di giugno, e invece con il prossimo haul, non lo so, ma sicuramente con la prossima challenge il 15 di luglio. Alla fine ho deciso di non prendermi una pausa estiva, ma continuerò per quanto mi è possibile, sperando che non ci siano imprevisti, a pubblicare i video con la solita programmazione. Quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, gli appuntamenti sapete quali sono, e anzi prenderò anche l'estate per valutare nuove rubriche, nuovi format, nuovi progetti. Quindi stay tuned. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!